Salve Lox ragazzi e bentornati o benvenuti su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94 e finalmente siamo ritornati a una nuova puntata di Minecraft. Di nuovo sempre alla scoperta di nuovi misteri e nuovi tesori in questa nuova grotta, che se non erro avevamo trovato nella puntata precedente. Andiamo un po' a vedere che cosa ci... Intanto ci arriva un po' di musichetta. Io spero che non mi danno il copyright per queste cacchio di canzoni. Ho letto l'altra volta il commento, cioè l'altra volta, settimana scorsa, il commento perché non ci sta l'audio. Quindi questa volta, oh porca puttanazza, ho sbagliato, oh porca minchia, mamma mia. Ok, tutto bene Mike. Ok, detto questo, ho letto il fatto del commento perché non c'è l'audio, quindi l'ho messo, ma non credo che diano problemi, ma che vada, lo leviamo nella prossima. Intanto vorrei ritornare sopra perché non vorrei perdermi, anche se ovviamente già l'ho fatto. Mi sa che questa sarà una bella grotticella, mi auguro. Aiuto, vedo una ceppa. C'ho la spada, sì. Mi sa che devo fare questo, ragazzi. Ecco. Che io vado molto di torcia. Che cacchio? C'è della lava qua sopra, bene. Lava molto spesso significa anche oggetti. Oggetti preziosi. Però qua per il momento non c'è niente. Sì, comunque ad esempio secondo me per ritornare a casa dovremmo fare alla vecchia maniera, cioè scavare un fosso fino a sopra, perché... Ok, qui... No, ci avevo messo io la torcia. Ok, non ci sto capendo niente. Andiamo un po' per di qua, che avevo visto del carbone. Ma la lava da dove viene? Da qua sopra? Io non c'ho nemmeno il secchiello. Prima o poi... Ecco. Sento anche dei mostri. Là stanno. Vabbè. Poi prima o poi... Tanto ci sono degli sbalzi grafici. E... Dove sta lo zombie? Là sta là. Vieni qua, se qua. Vieni qua. C'ha paura, c'ha. Ok, qua c'è il carbonazzo. Sì, però sti rumori fanno paura, eh. Aspetta, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Che qua ci fa... sta pure scrivere. Qua ci fanno quadrato. Calma. Sì, madonna. Dobbiamo... pensare a un piano, più che altro anche di fuga. Ok, allora di qua noi siamo caduti, diciamo. Andando per di qua, che dove si va? Per di qua noi siamo caduti, e vabbè. Okay, qui c'è un'altra discesa. Negli inferi! Ci sta qualcosa qua? Ok. Quindi una zona in meno da esplorare. A esplorare. Ok, ok. Qui chiudiamo quindi. Così ci ricordiamo che... che è prettamente inutile venire qua. Sperando che non ci prenda un creeper all'indietro, perché sennò inizia a urlare. A urlare. Oggi sto parlando con un cinese, ma comunque. Andiamo. Ah, ho finito... Vabbè. Va bene così, si capisce che qua non si può fare niente. Ok. Minchia, oggi... andiamo. La scoperta del mondo. Ok, qui ci stanno un creeper e uno zoom. Intanto io mi mangio qualcosa perché sennò... moro. Ok. One moment, please. Ok. Niente, no, ho fatto un attimo delle modifiche perché, come avete ben potuto notare, ecco appunto, a volte rallenta il gioco.
quindi ho cercato di fare un attimo delle modifiche. Ma se... Aia puttana! Ma vaffanculo, Len. Scusate, ma qua... Se muoio qui, non so come ritrovarla a questo posto. Un grande... Muori! Ma qua che si sono sdoppiati? Uno zombie Naruto, tipo. Muori, bastardo! Ho fatto la tecnica della moltiplicazione. Brucerai fra le fiamme dell'inferno. Ok. E quindi, anzi, guardate che facciamo una cosa molto bellina. Ci registriamo un attimo solo le coordinate, perché nel caso ci lascio la pellaccia. Puttana, chi è? Scusate, oggi muori, bastardo. Ho visto anche un creeper. Madonna, siamo morti. Ma va, no, no, no. Ma vaffanculo. Sì, qualcun altro. Che c'è, un dungeon? Mangia. Chi cacchio? Muori, 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 muori. Sì, ok, 86 ce ne stanno qua. Ma non muoiono, sti bastardi. Muori, muori. Ok. Muori. Sei morto? Figlio di Satana. Vieni qua. E non mi hai lasciato niente. Bastardo, brucerai di nuovo pure tu. Minchia, che casino. Sta venendo un infarto. Ok, prendiamo un po' di ferro. Ma secondo me ci dobbiamo dare una mossa qua a controllare le varie cose, perché secondo me si fa notte qua. Cioè, nel senso, si è fatta notte, ma nel senso, ci lasciamo la pelle. Mangiamo un altro po'. Che mo col fatto che oltre al danno pure la beffa, cioè ti toglie anche la fame, è un bel casino. Comunque, per fortuna, con la tecnica dello scappa scappa o la vedo della luce, meno male, meno male. E non stiamo nemmeno morendo. Cioè, vedo della luce, ma non sto male. A parte battute squallidissime. Ok, prendiamoci il ferruzzo che sta là. Ok, ok, ok. A posto così. Beh, voi avete sentito le mie urla giocando solamente a Minecraft. Figuriamoci se giocassi a un gioco horror. Morirei in diretta. Cioè, primo youtuber, diciamo, primo mamozio che fa i video e muore in diretta. Diciamo che Scad, secondo me, è più adatto a fare video di horrors. Infatti stiamo pensando di fare Dead Space, forse. Anzi, fateci sapere se siete interessati. Non è proprio horror, però già più cagoso rispetto al solito. Tram tram. Ok, qui abbiamo trovato un bel po' di ferro. Ok, bene così. Ok. Ho visto anche su Origin, sicuramente lo conoscete meglio di me, determinati giochi tipo Battlefield, un po' più vecchiotto ovviamente, non l'ultimo, e che ne so, di Need for Speed, o anche Star Wars, gratis. Se vi va, perché sono la maggior parte giochi multiplayer, se vi va, qualche volta possiamo fare qualche video insieme a voi. Intanto là vedo uno zombie. Uno zombie. Leviamoci queste cose che mi servono quanto. Ok. Prendiamo. No, sta facendo la coglionata dell'anno. Ok. Intanto non so se i rumori... Mettere il rumore è meglio o peggio, perché non so perché, ma mi inquietano. Minchia, qua fa veramente una bella grotta. Veramente una bella grotta. E io ho buttato l'altro giorno il fogliettino. Ma porca puttana. Il foglio, scusatemi, i miei francesismi. Il fogliettino con le coordinate. Vabbè, le vado a riprendere. Qua se casco muoio come non mai. Andiamo un altro po' avanti. Poi semmai ci salutiamo. Sto cercando di fare video comunque non troppo lunghi, perché potrebbero scocciarvi, appunto.
Oddio, no, nemmeno scocciarvi perché spero che vi divertano i nostri video, però comunque se non avete tempo, cose così. Poi ovvio che ci saranno sempre video da mezz'ora, 40 minuti, come avete potuto ben vedere dalla puntata speciale di Left 4 Dead, che vi invito sempre a vedere perché sì, nonostante il lag e la scattosità, come è stata definita, è una puntata davvero esilarante. Vero che ha divertito molto sia me che Scud a fare. Comunque andiamo un po' ancora avanti. Qua c'è un bel po' di carbone. Ma io ce l'ho altre. No, non c'ho altre. Ah sì, ce l'ho un altro piccolo. Meno male. Piano piano qua. Scendiamo. Diciamo, mettiamoci una torcia. Ah, si è fatta pure notte. Vabbè, un altro po' andiamo avanti e poi semmai ci salutiamo. Dopo aver rischiato brutalmente la morte. Speriamo che. Tanto avete visto tutti quanti voi lo zombie che si moltiplicava. Visto da lo zombie, però si è nascosto. Spaccagli le gambe! Spaccagli le gambe! Ma perché mi colpisce sempre prima lui? Cioè, non è giusto. Vai, attacca ora se hai il coraggio. Muori! Muori! Ah, morirò io. Ma come? Ma che cacchio sta succedendo? Bah, sei ubriacato. Ma quanti frame rate stiamo registrando? Ben 10, minchia! Vabbè, boh. Ok. Prendiamoci un po' di ferro. Ok. Veramente ci stiamo riempendo di ferro. Quanto ne abbiamo? 64. E secondo me dobbiamo anche un po' buttare roba che non ci serve. Tipo l'orchidea blu, facciamola tutta colorante. Che tanto lilla pure. Facciamo colorante. Il fiore rosso ce l'abbiamo in abbondanza. Poi il cervello non me ne faccio niente. Però ovviamente me lo riprende. Quindi vabbè. Vediamo dopo, lì vedo della luce, ma credo che siano torce che abbiamo messo noi. Sì, esattamente. Ok, allora andiamo un po' più qua giù. È immensa questa grotta. Ci possiamo fare belle puntate qui dentro. Ok. Aia, puttanazza. Perché non muoiono? No, 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 no. Fammi fare la ritirata strategica qua. Con sto cacchio di lag. Sono capace anche di morire con uno zombie. No, basta. Mi hai rotto le palle. Amore! No. Mamma mia. Mamma mia. Stavo rischiando di morire con uno zombie. Con uno scheletro. Ma, vabbè, mistero della fede. Qui che ci sta? Minchia, veramente è immensa questa grotticella. Intanto prendiamoci il ferro qua, onde evitare dimenticanze. E poi, secondo me, ci possiamo iniziare anche a salutare per vederci poi nella prossima e spumeggiante puntata. Metto qua il letto. Mettilo, ok. Vabbè, si è messo a dormire lui come cacchio vuole, bastardo, ti volevo far mangiare. Vabbè, ha dormito, lo mangiamo pure. E quindi possiamo salutarci, ci vediamo nella prossima puntata. Ovviamente vi invito come sempre a condividere il video, questo per permetterci di crescere sempre di più. A iscrivervi se non siete iscritti, se no tanti creeper in casa vostra o nei vostri Minecraft. E ovviamente come sempre vi invito anche a mettere mi piace e a commentare se volete il video. E come sempre, un'altra volta, un saluto da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi!